Buon pomeriggio per questo nuovo appuntamento all'interno della settimana dello spazio di Osimo, un ricco calendario, un ricco cartellone per l'edizione di quest'anno, terza edizione di questa kermesse organizzata dal Comune di Osimo in collaborazione con Osimo Lab attraverso il coordinamento di Frida Paolella. È una giornata molto importante questa che arriva dopo vari eventi perché è una giornata che ha una forte connotazione femminile, parla di coraggio, parla di ricerca, parla di nuove scoperte, del contributo che in questo caso arriva appunto. Ne abbiamo ascoltato poco prima Donatella Ricci, che è un'astrofisica appunto e che ci ha raccontato del suo record in volo con l'autogiro a 8.400 metri, laddove nessuno si era mai spinta, con un piccolo mezzo che unisce piccolo aereo, un elicottero, appunto, e questo l'autogiro. Ora invece ci spingeremo un po' più là ancora, ai limiti della ricerca, a quello che possiamo sapere per quello che riguarda l'universo. Passo con molta rapidità a introdurre l'ospite di oggi. L'abbiamo annunciata all'interno del cartellone, è la professoressa Alessandra Buonanno, a cui do il benvenuto all'interno appunto di questo evento all'interno della settimana dello spazio di Osimo. Professoressa, intanto grazie di essere intervenuta. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Prima di arrivare da lei brevemente, ci piacerebbe in qualche modo fare la cornice istituzionale con chi ogni anno organizza e coordina questi eventi. L'amministrazione comunale di Osimo, Osimo Lab in particolare, con Frida Paolella che instancabile come ogni anno ha messo insieme una serie di temi e di ospiti. Mi piacerebbe che fosse lei a fare una breve introduzione. Frida, buonasera anche a te. Buonasera Lucio, buonasera professoressa Alessandra Buonanno, grazie per aver accettato l'invito. Sì, questa è giunta alla terza edizione, siamo nell'ambito della cornice World Space Week e quest'anno l'ONU ha indicato Women in Space come tema dell'edizione annuale. E quindi non potevamo, a poco più di un mese dall'assegnazione del premio Medaglia d'Iraq, che non invitare la professoressa Alessandra Buonanno, che ci onora come italiana, prima donna italiana, di questo riconoscimento. La ringraziamo davvero tanto, professoressa. Io non voglio rubare altro tempo perché siamo davvero talmente onorati che abbiamo solo voglia e curiosità di ascoltare la sua voce. Grazie di cuore. Grazie per l'invito. Dicevo in apertura di questo evento che l'ospite di oggi ci farà in qualche modo spingere oltre i limiti che possiamo conoscere fino adesso. Per coloro che ci stanno guardando, la professoressa Alessandra Buonanno, che vediamo collegata, è una fisica, è una docente universitaria, è co-direttrice dell'Istituto Max Planck di Potsdam in Germania, e dove dirige, poi professoressa mi dirà lei se la mia nozione è giusta, è il Dipartimento di Relatività Astrofisica e Cosmologica. È docente presso l'Università del Maryland con cattedre onorarie a Berlino e a Potsdam. Perché l'abbiamo invitata? Perché Frida in particolare l'ha fortemente voluta all'interno di questo evento? Perché la professoressa Buonanno ha ottenuto la medaglia d'Iraq ed è la prima volta che questo premio per la scienza venga assegnato ad una donna italiana, se non erro la seconda volta che si è assegnato ad una donna in assoluto. Questo perché la professoressa Buonanno ha contribuito attivamente a quello che nel 2015 è stata ritenuta una scoperta, o meglio, un'osservazione delle onde gravitazionali. In qualche modo qualcuno ha detto, acceso una nuova luce nell'universo, abbiamo capito che c'è qualcosa di più e che la nostra ricerca si può spingere oltre. Professoressa, intanto per tradurre in effetti comprensibili per tutti la ricerca di cui stiamo parlando e che appunto ha fatto sì che lei potesse anche avere questo ambito riconoscimento, che cosa ci direbbe? Cioè, che cosa sta succedendo, che cosa potrebbe succedere, no? Anche come ricaduta, tra virgolette, sulla Terra. Allora, innanzitutto mi piacerebbe spiegare forse brevemente cosa sono le onde gravitazionali, facendo un'analogia, una semplice analogia. Cioè, quando camminiamo per la strada e a volte ascoltiamo
a volte insomma ci accorgiamo dell'arrivo di una turbanza, ascoltiamo il suono, no? Il suono si propaga nell'aria le onde gravitazionali ci permettono di scoprire la presenza di corpi astrofisici, come per esempio i buchi neri o le stelle di neutroni, molto lontano dalla Terra, nell'universo, perché sono come dei suoni emessi dal moto accelerato di questi oggetti, e i suoni si propagano non nell'aria, ma allo spazio-tempo, il mezzo dello spazio-tempo, che nella teoria di Einstein è un mezzo elastico e dinamico. Quindi le onde gravitazionali sono dei messaggeri astronomici, ci permettono di esplorare l'universo stando a casa sulla Terra. Come ricordava, 6 anni fa, nel 2015, abbiamo osservato la prima collisione di due buchi neri, l'onda gravitazionale emessa dalla collisione di due buchi neri, e oggi abbiamo scoperto, con LIGO in Virgo, abbiamo osservato quasi una sessantina di queste collisioni, includendo anche stelle di neutroni, due stelle di neutroni, ma anche una stella di neutroni, un buco nero, e quindi stiamo praticamente osservando la distribuzione dei buchi neri, le caratteristiche, quali sono le masse, dove sono questi buchi neri, a che distanza dalla Terra sono, eccetera. Potrei dire anche altre cose, quindi magari non so se mi vuole... Ma io sostanzialmente, quella che era la domanda, cioè perché tutto questo ci deve assolutamente interessare? Cioè perché al di là, del forte interesse umano, dal giorno dei giorni, del spingersi oltre, dello scoprire qualcosa in più, che ovviamente è la base di tanta ricerca, perché tutto questo ci interessa? Questa è sicuramente ricerca fondamentale, no? Avviene poi spesso, ci sono molti episodi nella storia della scienza che scoperte che riguardano semplicemente la ricerca fondamentale, poi dopo magari decenni o 100 anni uno può anche si rende conto che queste scoperte possono avere anche delle applicazioni. Però per il momento queste sono scoperte, sono ricerche fondamentali che ci permettono di esplorare, come dicevo, l'universo, che altrimenti non potremmo farlo, no? Con l'astronomia elettromagnetica abbiamo scoperto molti corpi astrofisici nuovi, ci siamo spinti fino con la radiazione di fondo ad avere un'immagine dell'universo 300.000 anni dopo la sua formazione. Con le onde gravitazionali possiamo avere una conoscenza complementare rispetto all'astronomia elettromagnetica, possiamo addirittura un giorno spingerci quasi all'origine dell'universo e scoprire, misurare le onde, osservare le onde gravitazionali che sono state prodotte vicino, subito dopo il Big Bang, no? Ora, di nuovo, per me queste sono cose molto affascinanti. Rimane, ricerca ovviamente fondamentale. Molto abbiamo in qualche modo conosciuto, non solo dal 2015 in poi, ma in quello che poi è una opera di ricostruzione attorno all'universo. Quindi molto stiamo conoscendo. Ci resta in qualche modo una domanda di fondo: che cosa ci sfugge ancora? Che cosa è pensabile, ipotizzabile oggi che ancora ci sfugga? Cosa è intuibile pensare che ci sia più in là e non ci siamo ancora arrivati? Conosciamo molti aspetti dell'universo, ma direi che quello che non conosciamo è ancora enorme, no? Perché quello che conosciamo è quello che, per esempio anche con, come dicevo prima, l'astronomia elettromagnetica, noi riceviamo dei segnali, varie bande elettromagnetiche, che ci permettono di scoprire corpi astrofisici, andare indietro nel tempo, eccetera. Ma molte cose ancora ci sfuggono, no? Dicevo prima, per esempio, con le onde gravitazionali possiamo andare molto indietro nel tempo. Oggi ci fermiamo a 300.000 anni dopo l'origine dell'universo.
ma anche se non andiamo così indietro nel tempo, anche capire come le galassie si sono formate, come si sono evolute nel tempo. Ecco, ci sono tante cose che non conosciamo, per esempio osservare i buchi neri con le onde gravitazionali di diverse masse, eccetera, ci permette di capire come le galassie si sono formate, come si sono evolute, eccetera. Per non parlare poi di grandi quesiti come la materia oscura o l'energia oscura, cioè ci sono molti quesiti ancora a cui rispondere, non direi che sono poche le cose che ci sfuggono sull'universo. Insomma, qualcuno direbbe che un giorno ci troveremo a riscrivere i libri di storia alla base anche delle scoperte che verranno fuori, in qualche modo sarà anche una nuova carta d'identità della Terra e quindi della nostra storia che dovrà essere riscritta. Dicevamo in apertura di questa intervista che è la prima volta che un'italiana sia stata insignita della medaglia d'Iraq, seconda volta in assoluto per una donna. C'è sempre in qualche modo, no, questo racconto di un'Italia che in qualche modo fa tanto e che poi non sempre viene premiato, per esempio da un punto di vista scientifico. In questo caso invece c'è stato un riconoscimento. La preparazione che lei ha fatto in Italia, quanto ritiene che in qualche modo sia stata alla base di tutto quello che sta facendo e quanto vista da fuori, se non erro lei oggi vive in Germania, come appare in qualche modo anche la preparazione scientifica italiana? No, per me è stata importantissima la formazione in Italia. Io sono molto grata all'Italia per la formazione scolastica, universitaria, il dottorato che ho fatto in Italia, ho fatto l'Università di Pisa, però nello stesso tempo per me la ricerca scientifica non ha barriere. Cioè, ho lavorato in paesi che mi hanno offerto le migliori condizioni per svolgere la mia ricerca, per formare un gruppo di ricerca. E certo, rispetto ad altri paesi, l'Italia investe meno nella ricerca fondamentale, quindi questo forse spiega anche il fatto che uno può avere più opportunità all'estero. E direi anche tuttora oggi in Italia, direi che rispetto ad altri paesi, in Europa o negli Stati Uniti, la formazione scolastica universitaria è ad altissimo livello. Professoressa, si sente di lanciare qualche messaggio ai ragazzi e alle ragazze che volessero avvicinarsi al mondo della scienza, le ragazze soprattutto, visto che scontiamo anche un gap da questo punto di vista, e che in qualche modo vogliono fare della ricerca attorno all'universo il proprio focus di studio? Assolutamente, io spero che questo premio possa fornire un messaggio positivo a tutti i giovani, in particolare le giovani donne, che desiderano intraprendere la strada della scienza. Io penso che è vero, come diceva lei prima, è la prima volta che questo premio è stato dato a una donna. Questo premio è un premio nel campo della fisica teorica, che effettivamente forse anche più di altri campi di ricerca ha meno donne che uomini. La situazione è un po' migliorata negli ultimi anni, ma certamente non a sufficienza. Ed è migliorata perché, un pochino migliorata, perché si comincia ad avere una consapevolezza che c'è un problema del genere nella scienza e bisogna rimuovere le barriere sociali, culturali che impediscono ai giovani, ma in particolare alle donne, di scegliere la carriera scientifica e a volte si sceglie la carriera scientifica ma poi non si continua. Infatti uno dei problemi è la riduzione, cioè magari ci sono più donne che decidono di fare un dottorato in fisica, ma ci sono molto meno donne che poi riescono ad ottenere una cattedra, no? Comunque ci sono molte cose da migliorare. Quello che dice è molto importante, soprattutto perché ci porta verso l'ultima domanda. Sappiamo che hai tempi un po' stretti, noi la ringraziamo per la sua disponibilità. L'ultima domanda fondamentalmente è questa. Noi da fuori vediamo solo la vetta raggiunta da un ricercatore, da una ricercatrice come lei. Oggi parliamo della medaglia d'Iraq. Non raccontiamo
quanto lavoro c'è stato dietro, no? Quanta fatica, a dire, questa salita. Lei diceva, qualcuno si ferma per strada, fa un dottorato e poi non continua laddove le gambe, il fiato dovrebbero in qualche modo spingerci oltre. Probabilmente ha raggiunto tanti traguardi. Ce n'è uno invece, le vorrei chiedere, che non ha ancora raggiunto e che l'anima, diciamo, in questa parte della sua vita, in cui ha ottenuto, immagino, molti riconoscimenti, però si sa, ogni ricercatore, ogni ricercatrice in fondo ha sempre quel fuoco che lo spinge oltre. Il suo fuoco che la spinge oltre qual è? No, assolutamente non credo di avere... Cioè, non farei questo mestiere se non fossi, diciamo, attirata veramente da... è un continuo, diciamo, uno non si ferma mai, perché siamo... cioè, io sono molto appassionata, no? nella mia ricerca. Per me, io sono, mi ritengo fortunata di poter fare questo mestiere a cui ho sempre aspirato e che mi ha sempre, insomma, appassionato. Quindi il mio sogno, dal punto di vista, appunto, della ricerca di cui stiamo parlando, sarebbe straordinario se nei prossimi anni riuscissimo a scoprire delle onde gravitazionali, per esempio, da un corpo astrofisico che di cui adesso non abbiamo conoscenza. Beh, i buchi neri, le stelle di neutroni, no? Ma c'erano esempi, c'erano esempi anche prima, diciamo, che sono stati scoperti, che abbiamo avuto la rivelazione delle onde gravitazionali da questi sistemi. Quindi scoprire degli oggetti o dei fenomeni cataclismici nell'universo che generano onde gravitazionali, che ci rivelano dei corpi astrofisici nuovi. Questo sarebbe veramente straordinario. E poi le onde gravitazionali emesse subito dopo l'origine dell'universo. Ci vorrà molto, probabilmente non nella mia carriera scientifica, perché bisogna costruire degli esperimenti molto più sensibili, ma quello sarebbe straordinario, perché è emesso una frazione di un secondo dall'origine. Non c'è nulla che ci può portare indietro nel tempo, come le onde gravitazionali. Professoressa, quello che dice è molto importante, mi passi una battuta: si sta cercando di capire che suono potrebbe avere quando la vita ha iniziato? Cioè, l'universo, la vita nel senso universo, non la vita sulla Terra, però l'universo, sì. Avere un'immagine scattata a quell'epoca, perché, come dicevo, le onde gravitazionali contengono le impronte digitali della sorgente, l'universo all'inizio, un vagito, diciamo, dell'universo alla nascita. E chissà che la scienza in qualche modo non riesca a dare risposta a quello che si chiede l'uomo, no, dall'inizio dei tempi. E siamo sempre a ragionare attorno a come tutto si è iniziato e quali siano i segnali identificativi. Chissà che quello che lei sta dicendo non si avvicini proprio alla domanda delle domande, no? Al quesito dei quesiti. Grazie, professoressa, di essere stata con noi, ci ha illuminato davvero con queste sue dichiarazioni, facendoci andare oltre quello che abbiamo conosciuto fino adesso. Frida, prima di chiudere, non so se vuoi aggiungere qualcosa. Solo un grandissimo grazie, un grande messaggio di riconoscenza per questa sua professoressa. E questa iniziativa è organizzata dal Comune di Oiso con il patrocinio della Regione Marche, e quindi a nome dell'intera Regione Marche le esprimiamo veramente grandi congratulazioni e un grandissimo ringraziamento. Voglio ringraziare soprattutto l'organizzatrice Frida Polella, che ha veramente cercato di fare del tutto per avermi qui, sì, ringrazio l'interesse, sono molto contenta che siete interessati a questo argomento. Professoressa, mi permetto di dire, tenacia di Frida, interesse ben ripagate dalle sue dichiarazioni, in qualche modo ci ha fatto sognare, mi passi il termine. Grazie a lei. Bene, arrivederci, buona giornata. Grazie. Arrivederci. E quindi chiudiamo qui questo evento sulla settimana dello spazio di Osimo, sul sito del Comune Osimano, chiaramente, tutti gli altri eventi. Grazie a voi che ci avete seguito. Arrivederci.